Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Senti come suona bene. 12 dicembre. Bello. Bello. 12 dicembre. Sì. Ci sono queste due C dolci. Buona giornata, siamo così, eh? È lunedì, quindi ci perdonerete se siamo un po' stravaganti. Buona giornata, queste sono le stelle di Azus, ovvero il programma fatto apposta per raccontarvi l'oroscopo, per raccontarvi l'oroscopo di oggi, appunto lunedì 12 dicembre. Ecco, in compagnia del nostro astrologo di riferimento, astrologo di riferimento dei cartomanti europei, grande organizzazione per l'arte della divinazione, tra i più grandi e più importanti centri di cartomanzia telefonica in Italia e nel centro Europa, tra i più seguiti quindi. Oh, di cartomanti europei parliamo meglio tra un attimo. Il buongiorno al nostro amico Azus. Ciao Pasquale. E partiamo subito con l'Ariete. Sì, Ariete che vivrà un avvio di settimana bello, tutto insomma, un po' lento all'inizio, perché avrete qualche difficoltà a riprendere il giusto ritmo, ma perché vorrete fare le cose con estrema attenzione, con estrema calma, giustamente, soprattutto sul lavoro, dove la calma è necessaria in questo momento, amici dell'Ariete, perché questo Mercurio che transita vicino a Plutone, in quadratura con il vostro segno, nel settore proprio della carriera, impone estrema prudenza in tutto quello che fate, quindi le decisioni, le iniziative devono essere prese con estrema prudenza e dopo un'attenta riflessione. Poi le cose miglioreranno man mano che la giornata andrà avanti, perché la Luna nella seconda parte entrerà nel segno dei Gemelli, vi renderà molto più dinamici, molto più attivi e pronti a prendere anche delle iniziative. Sarà il momento giusto per fare quella telefonata importante. Andiamo al segno del Toro, ancora una luna nel vostro segno nella prima parte della giornata, quindi l'umore sarà ottimo al ritorno anche in ufficio, avrete tante cose da fare, ecco, perché volete azzerare un po' tutti gli impegni lasciati in sospeso, da adesso questo Mercurio porta una grande creatività, no? Un grande impulso a tutte le vostre attività e quindi sarete particolarmente impegnati in questa giornata, ma con enormi soddisfazioni anche da un punto di vista economico, e quindi potrete mettere da parte anche un pochettino la vita coniugale, sentimentale, che invece sembra rappresentare un po' il tallone d'Achille in questo momento, perché c'è sempre qualche piccolo screzio con il vostro partner. Per i Gemelli, beh, all'inizio di questa giornata sarete ancora molto stanchi, no? Alle prese con un weekend che è stato un po' pesante, che magari non vi ha regalato quello di cui avevate realmente bisogno, perché magari eravate in compagnia delle persone sbagliate, perché magari avete speso troppe energie nell'inseguire anche una persona, oppure alle prese con i piaceri anche dell'amore, dell'eros. E adesso, adesso alla ripresa delle ostilità, diciamo così, no? Quindi alla ripresa della settimana lavorativa sarete un po' stanchi. Poi però pian pianino ritroverete la forma migliore, l'entusiasmo migliore. Ricordo sempre che c'è questo sole opposto, vicinissimo a Saturno, che innanzitutto richiede chiarezza nei rapporti con chi rappresenta l'autorità, quindi il vostro capo ufficio, quindi una persona più alta in grado. Sul lavoro dovete essere cristallini, trasparenti e magari anche capaci di un confronto. E poi richiede anche il coraggio di tagliare eventualmente dei rapporti che ormai non funzionano più. Per il Cancro, una giornata e una settimana soprattutto che inizia molto bene. Attenzione però sempre a questo Mercurio opposto, è vero che può portare delle occasioni per mettersi in evidenza, per mettersi in mostra, però quando vi offriranno delle collaborazioni, quando vi chiederanno di entrare in una società, dovete studiare bene le carte, perché Mercurio è vicino a Plutone ed è quindi un Mercurio insidioso. Perché in questo momento forse siete un po' troppo creduloni, amici del Cancro, quindi occhio e prudenza.
prudenza, attenzione, come sempre nella vita vi si può consigliare. Cartomantieuropei.com, il sito internet di riferimento, questo è un sito internet molto importante, molto ben curato, con tante finestre che si aprono nelle varie attività di questa grande organizzazione dedicata all'arte della divinazione, in particolare però alla cartomanzia telefonica. Però c'è il forum, c'è lo shopping online di tutti quegli oggetti, ma si possono comprare le scarpe? No, ovviamente, però ci sono tutti quegli oggettini che ruotano intorno all'arte della divinazione, dai tarocchi per esempio in su, e poi la possibilità di leggere le schede dei vari cartomanti, delle varie cartomanti che ogni giorno dalla mattina presto alla notte vi tengono compagnia e sono lì a disposizione. Potete controllare sul sito, ad esempio, e anche sull'applicazione Divo online in tempo reale se il vostro cartomante preferito in quel momento è disposto, ha la possibilità di ricevere la vostra telefonata, sapere quando entra in servizio, insomma tutte queste cose. www.cartomantieuropei.com. Se non potete navigare, i numeri che vedete in sovraimpressione, chiedete le stesse identiche cose ai ragazzi del centralino di Cartomanti Europei. Quattro segni ancora. Sì, ripartiamo dal segno del leone. Allora, prima, parlando dei gemelli, dicevo, no, il confronto con il capo ufficio, con chi rappresenta l'autorità. Se è del leone, evitate qualsiasi contatto in mattinata, perché i leoni, come ad esempio la nostra direttrice che salutiamo, che salutiamo, direttrice, ecco, in mattinata avranno un po' il muso lungo, un diavolo per capello, saranno particolarmente difficili da come dire, gestire e anche ammansire in alcuni casi, però poi le cose cambieranno nettamente nel corso del pomeriggio. Una splendida luna nel segno dei gemelli vi renderà invece molto più cordiali, molto più disponibili, soprattutto ad ascoltare quello che le persone avranno da dire. Questo non significa che poi accetterete qualsiasi cosa, no? Assolutamente no, perché in questo momento i leoni sono volitivi, sanno quello che vogliono e difficilmente scendono a compromessi. Andiamo al segno della Vergine. Per voi invece questa è un'ottima luna per iniziare la settimana lavorativa, soprattutto per chi deve muoversi, chi si deve spostare, ecco, è una luna fortunata. Poi però pian pianino sentirete il peso anche degli impegni che forse avete accumulato. Ricordo che c'è un Mercurio favorevolissimo per il lavoro, però la vostra agenda è fitta, è molto fitta di impegni. E allora doverli poi portare a termine tutti quanti, vi porterà in serata ad essere esausti. Andiamo al segno della Bilancia, una luna che diventa bellissima nel corso del pomeriggio e va ad alimentare il vostro entusiasmo, il vostro ottimismo. Nella seconda parte della giornata, di questo lunedì, è molto buono per prendere una iniziativa che può essere anche importante, sia a livello sentimentale, quindi una telefonata, un invito, una chiamata, ma anche sul lavoro, perché c'è veramente la possibilità di ottenere un successo. Andiamo allo Scorpione, luna ancora opposta in avvio di giornata e in avvio di settimana, ancora piuttosto elettrici e scorbutici nei confronti di chi vi circonda, però pian pianino riuscirete con il passare delle ore a ritrovare equilibrio. Perché? Perché innanzitutto sarete presi a studiare delle nuove strategie, dei nuovi piani di azione, soprattutto per i prossimi giorni. E sappiamo che quando uno Scorpione riesce a studiare attentamente i propri piani di azione, diventa imbattibile. Bene, amici, allora ricordate i prossimi appuntamenti con le fiere più belle, più importanti che fanno scalo nella vostra città. Tra le più grandi città italiane si sta snodando il tour di cartomanti europei. Le prossime sono Milano, Bologna, Torino, ma subito nei prossimi giorni, a partire dal 21 e fino al 23 dicembre, Firenze, Florence Sensation, grandissima iniziativa, bellissima, che vi invitiamo a visitare appunto dal 21 al 23 dicembre nella Hobby Hall, ex Teatro Tenda, all'interno del quale troverete anche lo stand di cartomanti europei con la sua collezione privata di tarocchi, ad esempio, con la possibilità di ottenere i consulti lì per lì, di persona, tu per tu, con il vostro cartomante, la vostra cartomante preferita, e tante altre iniziative che nel corso di quei giorni
21, 22 e 23 dicembre ruoteranno attorno allo stand di cartomanti europei. Gli ultimi quattro segni per questo lunedì, Azus. Sì, ripartendo dal segno del Sagittario, tutti vorrebbero lavorare con un Sagittario in questo momento, perché sono scrupolosi, perché sono ligi al dovere. Perché offre sempre il caffè. Anche, perché sono molto generosi, perché no, e poi sanno sempre quello che devono fare, sanno darti le risposte giuste al momento giusto. Insomma, un Sagittario è un bene prezioso in questo momento, voi lo un sapete. Un Sagittario è per sempre. Per sempre. Ma sapete, amici del Sagittario, che ogni pazienza ha un limite, ok? Perché nel corso del pomeriggio questa luna che diventa opposta vi renderà meno tolleranti nei confronti degli altri. Ma devo dire meno tolleranti nei confronti di chi in questo momento non sa prendersi delle responsabilità o lavora in maniera troppo superficiale. Andiamo al segno del Capricorno, ancora una bellissima luna, quindi fortuna nella prima parte della giornata, coincidenze fortunate, occasioni fortunate, non so, penso a chi va in centro e deve parcheggiare l'automobile, no? Ecco, questo è il giorno, la mattinata giusta in cui andate, trovate quello che sta per uscire e voi vi infilate, in pratica. Sarà una giornata comunque molto produttiva, e anche se nel corso del pomeriggio noterete che la routine prenderà il sopravvento, beh, tutto sommato risulterete essere molto soddisfatti in conclusione di questo lunedì. Andiamo al segno dell'acquario, inizierete la settimana svogliati, anche un po' scorbutici, devo dire. Qualcuno si lamenterà, ho dormito poco, ho dormito male, ho avuto un sacco di cose da fare, mi sono dovuto stirare la camicia stamattina. Però insomma sono cose che alla fine capitano un po' a tutti, no? Quindi non dovete essere aggressivi per così poco. Poi pian pianino, quando riprenderete anche un po' conoscenza, diventerete invece delle persone estremamente amabili, anche perché poi la giornata porterà delle coincidenze che sono fortunate, degli avvenimenti belli che possono essere anche delle cose stupide e banali, come il Sagittario che vi offre il caffè, però che alla fine avranno la forza di rigenerarvi, e la serata si presenta e prospetta straordinaria, soprattutto per l'amore. Andiamo, chiudiamo con il segno dei pesci, un'ottima giornata in avvio, penso a chi lavora nella comunicazione o a contatto con il pubblico, ai commercianti oppure ai rappresentanti che possono concludere ottimi affari in questa giornata, con questa luna bellissima proprio per il dialogo, il commercio, lo scambio di informazioni e la comunicazione in generale. Poi a un certo punto sentirete calarvi un pochettino la stanchezza, dobbiamo dire, perché i pesci sono stati anche molto attivi nel corso del weekend, avrete voglia di tornare a casa il più in fretta possibile, magari per farvi un bel bagno rilassante, ecco, è quello di cui avrete bisogno nel corso della serata, soprattutto concedetevi questi piccoli piaceri che poi sono invece importantissimi, no? Sono fondamentali. Come no. Amici, è tutto per questo ennesimo appuntamento con le stelle di Azus. Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Noi ci ritroviamo domani. Nel frattempo i numeri che vedete in sovraimpressione e il sito internet www.cartomantieuropei.com sono a vostra disposizione per capirci un po' meglio sulla consistenza di questa grande organizzazione. A domani.